Buona parte delle regole provengono dalla Comunità Europea. Per me si dovrebbe ritornare la lira. È innescata una guerra fra popoli, anziché fare l'Europa dei popoli. La colpa è degli accordi sottoscritti dall'Unione Europea. Europa vicina, Europa lontana, Europa quanto ci costi? O forse no? A Play Europe raccontiamo come funziona l'Europa e cosa fa per i suoi cittadini in meno di 15 minuti. Sempre alla Settimana Europea delle Regioni e delle Città, organizzata dal Comitato Europeo delle Regioni insieme alla Direzione Generale della DG Regio della Commissione Europea, abbiamo scoperto un'altra fantastica ricerca dedicata alla geografia del malcontento europeo. Ross, tu hai fatto caso che nell'ultimo decennio i partiti politici contrari all'integrazione dell'UE hanno quasi raddoppiato i loro voti? Se fosse solo quello, Amida, cioè tutto sommato non sarebbe neanche troppo male. Il fatto è che c'è anche di più, l'opinione generale nei confronti dell'Unione Europea è peggiorata. Ma per comprendere questo sviluppo oggi vi parleremo della ricerca che si concentra sulla geografia del malcontento dell'UE, cioè un'indagine che mappa il voto contro l'integrazione dell'Unione Europea nelle ultime elezioni nazionali. Tutto ciò in oltre 63.000 distretti elettorali in ciascuno dei 28 stati membri dell'UE. Ora, sicuramente ti starei chiedendo se ci sono degli elementi individuali, delle caratteristiche che magari ci permettono di identificare come un identikit, come quando giochi a indovina chi, il tipo di elettore antisistema. Ebbene sì, Amida. Tipicamente l'elettore antisistema è anziano, della classe operaia, residente in zone periferiche, tendenzialmente di sesso maschile, con un basso reddito e tra l'altro anche con una qualifica di studio piuttosto bassa, insomma, o comunque poco qualificato. E i risultati però mostrano che al di là di questo fattore interno, quindi la natura dell'elettore, è presente anche un fattore esterno, cioè il declino economico-industriale che purtroppo stiamo vivendo. Ora mettetevi comodi perché a breve vi daremo una panoramica completa del voto anti-Unione Europea in tutta l'Unione, con una suddivisione geografica dettagliata, distinguendo tre diversi livelli di opposizione: i fortemente contrari, i mediamente contrari e i blandamente contrari. Se volete saperne di più, Play Europe è quello che fa per voi e voi potrete seguirci sulle pagine Facebook e Instagram di Play Europe e ovviamente sul nostro sito super aggiornato playeurope.eu e ci trovate anche su Spreaker e su iTunes. I risultati dell'analisi indicano che il voto anti-Unione Europea è principalmente guidato da una combinazione di declino economico, e industriale a lungo termine, bassi livelli di istruzione e una mancanza di opportunità di lavoro a livello locale. Una volta presi in considerazione questi fattori, è più probabile che siano i posti privilegiati a votare per i partiti anti-UE rispetto a quelli che stanno peggio, a differenza delle spiegazioni che collegano il voto antistabilimento con i poveri che vivono in luoghi poveri. Inoltre, altri fattori che hanno caratterizzato in modo proprio determinante i fattori trainanti del populismo sembrano avere, pensa un po' Amida, molta meno importanza o comunque contano in modo diverso a seconda della forza dell'opposizione all'integrazione all'Unione Europea presa in considerazione. Ok, tutto chiaro, ma facciamo un passo indietro. Il 24 giugno 2016 i cittadini del Regno Unito e del resto del mondo si sono svegliati con la notizia che la Gran Bretagna aveva votato a maggioranza magra per lasciare l'UE. Ma sebbene molti sondaggi avevano previsto un risultato stretto nel voto, l'aspettativa generale era che la Gran Bretagna sarebbe sicuramente rimasta nell'UE. Ma come sappiamo non è andata così. Il voto sulla Brexit non è stato il primo segno del crescente disincanto nei confronti dell'Unione Europea. La percentuale di voti per i partiti contrari all'integrazione nell'Unione Europea è costantemente aumentata negli ultimi 15 anni, questo ci dice la ricerca. Infatti, il voto per le formazioni politiche fortemente contrarie all'integrazione nell'UE
è cresciuto, è passato dal 10% al 18% tra il 2000 e il 2018. Che aumenta tra l'altro se invece andiamo a considerare i partiti che invece sono mediamente contrari e li sommiamo ai voti di quelli fortemente contrari. Comunque, l'aumento dei voti per i partiti contrari all'integrazione dell'Unione Europea è in parte anche il riflesso di un cambiamento dell'opinione pubblica. Non so se ti ricordi, ma nel 2004 solo il 28% della popolazione di età pari o superiore ai 15 anni non si fidava dell'Unione Europea. Questa percentuale però è salita al 47%, pensa un po' tu, nel 2012, ma è tornata al 39% nel 2018. Quindi possiamo dire che tra il 2004 e il 2018 la quota di popolazione che diffida materialmente dell'Unione Europea è aumentata di oltre 20 punti percentuali almeno in 9 degli stati membri. Un esempio lampante è la Grecia, dove il livello di sfiducia è aumentato di 48 punti percentuali. Di conseguenza, 2/3 della popolazione greca non si fidano dell'UE ed è la quota più alta tra gli stati membri dell'Unione Europea. Ma cos'altro ci dice la ricerca? Ci dice che in molti stati membri i partiti, quelli fortemente contrari all'integrazione, sono diventati una forza da non sottovalutare. E direte voi, grazie, no? Lo vediamo abbastanza bene. Avendo raccolto oltre il 25% dei voti nelle ultime elezioni nazionali in ben 3 stati membri dell'Unione Europea, Austria, Danimarca e Francia. Se a questi includiamo anche i partiti che, come ti dicevo prima, sono mediamente contrari, allora a questo punto gli stati diventano 10. Per esempio in Croazia e nei Paesi Baltici l'euroscetticismo rimane marginale, con meno del 5%, che è però attribuito a partiti blandamente contrari all'integrazione dell'Unione Europea. Ma bisogna dire che questi paesi sono sempre più l'eccezione piuttosto che la regola. Quindi cercheremo anche di capire che cos'è che spinge poi al voto, no? Cioè lo spiega in realtà questa ricerca. Noi abbiamo accennato prima che le aree rurali e le piccole città sono tendenzialmente, ora non è che si può fare tutta l'erba un fascio, sono tendenzialmente quelle più euroscettiche rispetto ovviamente alle città più grandi. La cosa su cui fa riflettere questa ricerca è che in realtà molti partiti populisti antisistema non necessariamente sostengono l'abolizione o il ritiro dall'Unione Europea, però incolpano le istituzioni europee di molti degli attuali mali, reali o percepiti, legati appunto all'integrazione europea. Vogliamo fare qualche esempio, Amida? Un esempio è il manifesto della Germania del 2016 preparato dall'Alternative für Deutschland, che afferma che l'Unione Europea è diventata un'entità non democratica, le cui politiche sono determinate da burocrati che non hanno alcuna responsabilità democratica e che pertanto dovrebbe essere declassato a un'unione economica basata su interessi condivisi e costituita da stati nazionali sovrani ma molto vagamente connessi. Per tornare a casa nostra, invece, ti faccio l'esempio della Lega, che considera l'Unione Europea un gigantesco organo sovranazionale privo di una vera legittimità democratica e strutturato attraverso un'estesa struttura burocratica che detta l'agenda dei nostri governi, anche a spese della protezione fisica ed economica dei cittadini dei singoli stati. Ci spostiamo all'estero per un altro esempio, il Partito Socialista Olandese, che considera l'integrazione europea come una minaccia alla democrazia e allo Stato sociale. E il partito dice di non voler sacrificare la loro democrazia e Stato sociale sull'altare di Bruxelles addirittura. Quindi abbiamo delle posizioni ancora più estreme rispetto a quelle del Manifesto per la Germania o addirittura rispetto a quelle della Lega da noi in Italia. Ora, non stupisce quindi che il più grande simbolo dell'integrazione economica europea, l'euro, sia anche ovviamente molto spesso l'obiettivo per la maggior parte dei partiti antisistema. Quindi argomenti simili a quelli che vi abbiamo più o meno riportato in realtà vengono riprodotti in manifesti populisti di tutta Europa e tra l'altro in modo più o meno blando attraversano anche tante altre formazioni politiche, non solo ovviamente quelle che vi abbiamo menzionato. Possiamo dire che c'è un legame effettivamente tra populismo e voto anti-UE, però restano comunque due elementi sicuramente differenti tra di loro. Lo dicevamo prima, non necessariamente i partiti populisti o anti-UE propugnano un'uscita dall'Unione Europea, molto spesso contestano semplicemente l'establishment o magari fanno da cassa di risonanza per i propri elettori per quanto riguarda il disagio che vivono nel loro paese e imputano la colpa al legislatore europeo.
Esatto, ma quindi, volendo fare un riassuntone della ricerca, per identificare le cause del voto contro l'integrazione europea andiamo a vedere tre elementi. Punto 1. Le caratteristiche individuali degli elettori anti-establishment. L'archetipo del sostenitore anti-UE è stato identificato come anziano della classe operaia, elettore bianco, tendenzialmente un cittadino con poche qualifiche, che vive a basso reddito e che manca delle competenze necessarie per adattarsi e prosperare nel mondo moderno post-industriale dell'economia. Infatti, le persone lasciate indietro dall'economia e dai processi moderni hanno molte più probabilità di rivolgersi o di rifugiarsi quasi in opzioni politiche anti-establishment. Ma anche l'istruzione, o più precisamente una mancanza di istruzione, ha un ruolo chiave nel voto antisistema. Per questo la mettiamo al punto 2, direi. Sì, hai ragione. Il livello di istruzione, infatti, è visto come un fattore determinante per le opinioni populiste, con quelli che, come possiamo vedere dai sondaggi, hanno titoli di studio inferiori e hanno anche maggiori probabilità di essere pro-Brexit, di essere populisti o di essere anti-europei. Il terzo fattore, invece, è tendenzialmente quello legato al reddito. L'elettore medio antisistema o anti-europeo non è solo più vecchio e meno istruito, ma anche più povero. Quindi gli individui a basso reddito hanno molte più probabilità di essere euroscettici e di votare ovviamente di conseguenza. Spesso età, istruzione e reddito sono raggruppati a formare la, chiamiamola, santa trinità dell'elettore populista. Molti di questi luoghi infatti si sono spostati verso quella che è conosciuta come una trappola per il reddito medio, diventando sempre più incapaci di sostenere la crescita economica in quanto non sono abbastanza innovativi da competere con le regioni più produttive dell'Europa e sono allo stesso tempo troppo costosi per competere con le regioni meno sviluppate dell'Europa e dei paesi emergenti nella produzione a basso costo. È certo. Quindi sì, una gabbia, una zona di confine in cui non si è né troppo ricchi né troppo poveri. Purtroppo sì. E ovviamente il malcontento che ne risulta potrebbe aver portato molte di queste aree, di queste persone, a usare l'urna per in realtà ribellarsi a quella sensazione di essere lasciati indietro, quindi contro la sensazione di mancanza di opportunità e prospettive future. Anche la migrazione è un elemento che influisce sui comportamenti antieuropeisti, diventando quasi il problema che ha articolato l'intero movimento antistabilimento anti-UE nel Regno Unito. Esatto, ma non solo, pensa alla Lega qui in Italia, quindi in realtà non è solo inglese. Sì, esempio lampante e abbastanza ovvio. Le aree lasciate indietro, quindi coloro che hanno assistito a lunghi periodi di declino, migrazione, fuga di cervello, quelli che hanno visto tempi migliori e li ricordano con nostalgia, sono sostanzialmente quelli a cui è stato ripetutamente detto che il loro futuro è altrove, hanno scelto di usare l'urna come un'arma. Quindi, in ultima analisi, la ricerca rileva che il voto anti-europeo è in aumento e fino a qui non c'era bisogno della ricerca perché è abbastanza evidente, no? Molti governi e partiti tradizionali sembrano in perdita su come reagire di fronte a questo fenomeno. I risultati indicano infatti che se l'Europa vuole combattere efficacemente l'ascesa del malcontento, deve agire sui cosiddetti luoghi che non contano. Per rispondere quindi a questa diffusione del malcontento è necessario affrontare il disagio territoriale che viene avvertito da quei luoghi che, come dicevi tu, vengono lasciati indietro, promuovendo politiche che vanno al di là essenzialmente del target, sia delle grandi città più sviluppate, spesso dinamiche, o semplicemente le regioni meno sviluppate. No, questo non ho capito, vabbè, pazienza, lo togliamo. E anche per questa puntata è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi invitiamo a riascoltare tutte le puntate sul canale Spreaker Play Europe, insieme al nostro materiale extra su playeurope.eu. Buona parte delle regole provengono dalla Comunità Europea. Per me si dovrebbe ritornare la lira. È innescata una guerra fra popoli, anziché fare l'Europa dei popoli. La colpa è degli accordi sottoscritti dall'Unione Europea. Europa vicina, Europa lontana, Europa quanto ci costi? O forse no? A Play Europe raccontiamo come funziona l'Europa e cosa fa per i suoi cittadini in meno di 15 minuti.